Mailboxes a Cava dei Tirreni, unica sede in via Vittorio Veneto 19, soddisfa tutte le tue esigenze. In costiera amalfitana i contagi diminuiscono e la conferenza dei sindaci ha previsto la riapertura degli istituti scolastici per lunedì prossimo 24 gennaio. Per garantire un rientro controllato sarà effettuato uno screening scolastico generale previsto per domenica 23 gennaio ed organizzato anche dai medici volontari e del gruppo di protezione civile Millennium. Per la scuola dell'infanzia gli screening sono previsti dalle ore 14:30 alle ore 15:10 per gli studenti, gli insegnanti ed il personale ATA. Per la primaria dalle ore 15:15 fino alle 16 e per la secondaria di primo grado dalle ore 16:05 alle ore 16:30. Dunque, i sindaci della costiera fanno un passo indietro e si adeguano alle disposizioni nazionali. Tuttavia, sottolineano i membri della conferenza dei sindaci, il rientro a scuola non significa la fine di una situazione di emergenza sanitaria. Per questo motivo si manterrà sospeso il servizio mensa per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Il servizio mensa invece resterà attivo per i più piccoli della scuola per l'infanzia. Ed intanto, per fare il punto della situazione sui contagi in costiera amalfitana, abbiamo ascoltato il sindaco di Maiori, Antonio Capone. Insomma, mi auguro che di aver raggiunto una situazione di equilibrio e quindi ogni giorno registriamo ancora qualche positiva, ma molte negativizzazioni, quindi il trend è in diminuzione. Dobbiamo continuare così, con molta attenzione. Lunedì prossimo credo che riapriremo, la tendenza è questa, riapriremo le nostre scuole. Dovremmo fare uno screening, diciamo, per gli alunni, credo venerdì o sabato, in modo da avere la massima sicurezza nel rientro a scuola, e lunedì credo che riapriremo anche le scuole. Quindi diciamo, ci siamo avviati verso il ritorno alla normalità, insomma, per poi preparare quella che è la stagione prossima, la stagione estiva, oltre a quella primaverile.